Quanti pomeriggi hai passato cantando le sigle dei cartoni animati o imitando le voci dei tuoi beniamini? Battiti Animati è il programma giusto per te. Battiti Animati su Voce FM. Stefania Dall'Io presenta Battiti Animati, adesso su Voci.fm Radio. Ben ritrovati, anche quest'oggi siete numerosissimi all'ascolto di Voci.fm Radio e mia compagnia Stefania Dall'Io qui a Battiti Animati, lo spazio dedicato all'animazione, alle sigle, alle curiosità, ma soprattutto alle voci dei beniamini della nostra infanzia. Infatti anche quest'oggi tra pochissimo mi raggiungerà una delle voci più note nel panorama dell'animazione e non solo, ma prima di scoprire di chi si tratta vi ricordo il nostro numero WhatsApp per poter comunicare con noi, 349-5051-166. Battiti Animati con Stefania Dall'Io, Podcast Edition. Stefania Dall'Io presenta Battiti Animati su Voci.fm Radio. Perché la fantasia non ha età. Stefania Dall'Io su Voci.fm Radio, la radio che dà voce alla voce in questo spazio dedicato all'animazione, Battiti Animati, che oggi è lieto di ospitare un grandissimo doppiatore e conduttore radiofonico, in assoluto una delle voci che fin da subito, lo ammetto, mi ha conquistata. Do infatti un caloroso benvenuto a lui, Andrea Denisco, la voce di Andromeda, dei Cavalieri dello Zodiaco, di Arthur in Mille un giorno dopo l'altro e tantissimi altri personaggi che scopriremo insieme in questa puntata. Ciao Andrea, che gioia averti qui a Battiti Animati. Ciao Stefania, grazie per l'invito e grazie a tutti voi che ci state ascoltando. Ti faccio i miei complimenti per l'iniziativa che riporta alla ribalta le voci dei protagonisti di molti cartoni animati che abbiamo amato nella nostra infanzia, quando questo tipo di intrattenimento era programmato addirittura in prime time su Italia 1. Guarda Andrea, ti ringrazio veramente per i tuoi complimenti e per quello che hai detto, perché questo progetto si è rivelato davvero molto importante e richiede davvero molto impegno, ma laddove c'è passione si può realizzare qualsiasi cosa, come averti qui quest'oggi, perché chi l'avrebbe mai potuto pensare che sarei riuscita ad intervistare una delle voci dei beniamini della mia infanzia e di chi ci sta ascoltando. Per sciogliere un po' il ghiaccio, perché l'emozione è veramente tantissima, volevo rivolgerti una primissima domanda ormai divenuta una consuetudine, ovvero come ti sei avvicinato al doppiaggio? Da ragazzo ho amato tanto la radio, ma amavo anche recitare e la combinazione giusta per usare la voce e emozionare era appunto il doppiaggio. Così dopo le scuole di teatro sono stato fortunato ad avvicinarmi a questo lavoro al momento giusto, potendo lavorare su molti programmi televisivi diversi oltre al doppiaggio. Tantissimi cartoni animati e poi soap opera, film, telefilm. Amo ricordare le interviste di DJ Television, i documentari della Macchina del Tempo, Overland, quelli giornalistici come il TG5, Terra, Confessione Reporter, Fuori dal Coro, o quelli di intrattenimento come Vita da Copertina, Domenica Live. Sono tantissimi gli attori e i personaggi animati anche nei videogiochi a cui hai prestato la voce, e prima ne ho citati anche alcuni. Ce n'è qualcuno a cui sei particolarmente affezionato o che ritieni ti assomigli? Beh, sicuramente il personaggio che mi è rimasto ancora incollato addosso è quello di Andromeda, dei Cavalieri dello Zodiaco. Personaggio nato dalla volontà del direttore di doppiaggio Enrico Carabelli e dalla geniale sceneggiatura dell'adattatore Stefano Cerioni, che ci hanno messo in bocca parole meravigliose e ci hanno permesso di recitare emozioni completamente nuove. In quel periodo lavoravo contemporaneamente a più serie. Oltre ai Cavalieri, davo la voce a Kimo dei 5 Samurai, molti personaggi delle Tartarughe Ninja e naturalmente un altro personaggio a cui sono molto affezionato, Arthur di Mille un giorno dopo l'altro. Battiti Animati su Voci.fm Radio. Sigle e doppiaggio dei cartoni animati. Battiti Animati. E chi l'ha detto che è un programma per piccoli? Podcast Edition. Per chi si fosse appena collegato con noi, state ascoltando Battiti Animati, lo spazio che ho ideato dedicato all'animazione, alle sigle, alle voci italiane dei beniamini della nostra infanzia. Stefania Dall'Io, la voce che vi parla, e qui con me quest'oggi c'è una delle voci che in assoluto ho amato nella mia infanzia, quella del grandissimo doppiatore Andrea Denisco. Andrea, prima ci siamo ascoltati la sigla di Mille un giorno dopo l'altro, un anime che nel nostro paese ha riscosso notevole
successo in cui hai prestato la voce all'affascinante Arthur e anche a Philip. In quell'occasione hai lavorato al fianco di tre grandissime persone che purtroppo ci hanno lasciato, ovvero Paola Tovaglia, Daniele Demma ed Enrico Bertorelli. Che ricordo hai di loro? Di tutti loro ho un ricordo bellissimo, personale, che tengo nel cuore. A quei tempi spesso si lavorava insieme davanti al leggio, si recitava insieme alle colleghe, ai colleghi, ed erano molto divertenti anche i fuori onda, i momenti di pausa tra un anello e l'altro. Ricordo quel periodo con molto piacere. Mi permetto di aggiungere che per quanto riguarda noi appassionati del doppiaggio, delle serie anime, sono state tre persone che hanno lasciato un segno indelebile. Lo stesso Enrico, che aveva interpretato il padre di Cristina D'Avena nelle serie di telefilm di cui era protagonista, era divenuto una figura paterna per tutti noi fans. Senti Andrea, tornando a te, tra le numerose attività a cui lavori, so che l'anno scorso insieme ad un'altra grandissima attrice e doppiatrice hai realizzato un progetto che sta riscuotendo numerosissimo successo su Audible. Ce ne puoi parlare? Qualche anno fa con Maura Marenghi, una mia collega carissima con cui ho condiviso tante ore di leggio, abbiamo scritto una storia, un copione originale che doveva diventare proprio quello che si può ascoltare oggi, un audio fiction, una novità per il mercato italiano, un radiofilm, una radiocommedia originale con tante voci e tanti effetti sonori. Come è stato prodotto? Ci sono degli effetti particolari? Grazie alla post-produzione audio curata da Gianfranco Zorzi, un ingegnere del suono geniale con tantissima esperienza, si ha l'impressione di ascoltare un film dove mancano solo le immagini. Immagini che può crearsi l'ascoltatore con la sua fantasia, creare i volti dei protagonisti, i luoghi delle scene e provare emozioni intense. Su voci.fm Radio, battiti animati con Stefania Dall'Io. Podcast Edition. State ascoltando Battiti Animati su voci.fm Radio. La voce che vi parla è quella di Stefania Dall'Io. Vi ricordo che potete riascoltare questo spazio sulle principali piattaforme di podcast, Spotify, Spreaker e ovviamente collegandovi direttamente al nostro sito voci.fm/podcast. Quest'oggi con me c'è un ospite eccezionale, doppiatore, speaker radiofonico, lui, lo straordinario Andrea Denisco, che ci sta raccontando di sé, del suo lavoro e dei progetti che sta realizzando. Andrea, tornando al doppiaggio, oltre ad aver prestato la voce ad innumerevoli personaggi anime, hai doppiato anche moltissimi attori e personaggi in videogiochi. Ci sono delle differenze tecniche nel doppiare queste tre tipologie di personaggio? Certo, ogni tipo di registrazione ha le sue regole, i suoi limiti e le sue libertà. Quando sei legato a doppiare la faccia di un attore in video, ovvero in carne ed ossa, devi rispettare esattamente quello che l'attore fa in video e che il regista ha deciso di presentare. E quindi sei il servitore ad una interpretazione già decisa. Con i cartoni animati a volte hai un po' più di libertà interpretativa, con i giochi, pur dovendo seguire una linea guida ben precisa, ne hai ancora un po' di più. Ma il massimo è quando lavori su un prodotto nuovo, inedito, dove hai la possibilità di creare completamente il personaggio, perché magari lo decidi direttamente tu insieme al regista. Andrea, come puoi immaginare, tra i nostri ascoltatori sono numerosi fan dei Cavalieri dello Zodiaco e a questo proposito volevo chiederti se hai qualche aneddoto da raccontare sul doppiaggio di Andromeda, il celebre personaggio a cui hai prestato la voce in questa serie animata. Nel doppiare il personaggio di Andromeda ricordo anche tanta fatica fisica. Accanto alla ricerca delle emozioni da regalare al personaggio, ci veniva chiesto di partecipare anche fisicamente all'azione per rendere la recitazione ancora più intensa e l'emissione della voce ancora più vera. La voce in effetti rifletteva veramente la scena, la fatica del personaggio. Ricordo che tante volte sono uscito dal turno stanco, sudato e con la voce rotta, ma eccitato e carico di adrenalina per il tanto impegno e per il risultato che poi si ascoltava. Un risultato che si sente ancora oggi, dopo tanti anni, quando si rivedono quelle scene e si rivede quel lavoro. Ne ho un ricordo bellissimo. Volevo rivolgerti un'ultima domanda. Esiste un personaggio animato doppiato da un tuo collega a cui avresti voluto dare la tua voce? In realtà non ci ho nemmeno mai pensato. Sono stato fortunato nel partecipare a tante serie di successo e ringrazio tutti i maestri che, credendo nelle mie capacità, mi hanno offerto delle belle opportunità che, possiamo dire, sono entrate anche nella piccola storia del doppiaggio. Grazie veramente di cuore ad Andrea Denisco per essere stato qui con me in questa memorabile puntata di
battiti animati. Grazie Stefania, grazie per l'intervista e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Voi mi risentirete sicuramente e potrete riconoscere la mia voce in tante altre occasioni, in TV, in radio, sul web. Ma vi invito nuovamente ad ascoltare il nostro nuovo progetto, a cui accennavo prima, la prima audio fiction italiana intitolata Le trappole della vita, dove oltre alla mia voce riconoscerete tanti bravissimi colleghi. Ancora grazie Stefania, grazie per questo spazio e grazie a tutti voi ascoltatori. Spero di rimanere sempre nei vostri cuori, nei vostri ricordi più belli. Per noi attori senza palcoscenico, come mi piace definire il lavoro del doppiatore, è l'applauso più bello, il più caldo e il più intenso. Grazie ancora Stefania. Che emozione avere qui con me ospiti così, ragazzi, è veramente indescrivibile. Battiti animati con Stefania Dall'Io, Podcast Edition. Quanti pomeriggi hai passato cantando le sigle dei cartoni animati o imitando le voci dei tuoi beniamini? Battiti animati è il programma giusto per te. Podcast Edition. Stefania Dall'Io a tenervi compagnia qui su Voci.fm Radio a Battiti Animati, lo spazio dedicato all'animazione. E a proposito di animazione, volevo darvi una splendida notizia che gli stessi doppiatori hanno annunciato direttamente sui social, sui loro profili personali o le loro pagine, ovvero il loro rientro nelle sale di doppiaggio. E tra questi, oltre alla grandissima Emanuela Pacotto, che speriamo di avere prestissimo qui ospite a Battiti Animati, c'era anche lui, Leonardo Graziano, la voce di Naruto, che proprio a proposito di questo personaggio ha postato una dichiarazione che sembrerebbe far capire di essere di nuovo al lavoro sul doppiaggio di Naruto Shippuden, ovvero la seconda parte della trasposizione in anime del celeberrimo manga di Masashi Kishimoto, che come ben sappiamo in Italia è ferma al 348esimo episodio sui 500 realizzati. Battiti animati su Voci.fm Radio, sigle e doppiaggio dei cartoni animati. Battiti animati. E chi l'ha detto che è un programma per piccoli? Podcast Edition. Si parla di animazione su Voci.fm Radio, qui a Battiti Animati, in particolare del sequel del live action di Mulan, uno dei film più controversi dello scorso anno, che pare sia nelle fasi preliminari di produzione, nonostante la Disney non abbia ancora dato una conferma ufficiale. A dare l'annuncio è stato il noto insider Daniel Richman, secondo il quale sarebbe in lavorazione la seconda pellicola e alcuni spin-off dedicati, citando anche in queste produzioni il coinvolgimento di Jason Reed, Jake Weiner e Chris Bender, mentre alla regia non sarebbe ancora certa la presenza di Nicky Caro. Confermato invece il cast della prima pellicola ed anche che la trama prenderà nuovamente le distanze dall'adattamento animato, traendo soltanto alcuni spunti. Sei appassionato di cartoni animati, sigle, anime e doppiaggio? Questo è il programma per te. Battiti animati, solo su Voci.fm Radio. Battiti animati con Stefania Dall'Io, Podcast Edition. Siete su Voci.fm Radio, la prima web radio dedicata a tutti i professionisti che lavorano con la voce. Questo è Battiti Animati, lo spazio dedicato alle sigle, al doppiaggio e all'animazione. Stefania Dall'Io a tenervi compagnia ancora per pochissimi minuti. Prima di lasciarvi però volevo farvi sapere che per quanto riguarda la seconda parte della stagione finale della serie animata L'Attacco dei Giganti 4 è stata posticipata per il prossimo inverno, probabilmente tra il 21 dicembre 2021 e il 20 marzo 2022. L'annuncio è arrivato sui profili social di Mappa NHK e Shingeki no Kyojin, che tra l'altro simultaneamente hanno pubblicato il primo teaser trailer dell'episodio 76. E volevo anche farvi sapere che la prossima settimana, il 9 aprile, sarà pubblicato il capitolo finale del manga di Isayama, il 139. Questa era l'ultima notizia di quest'oggi. L'appuntamento con Battiti Animati si chiude qui. Vi aspetto alla prossima programmazione e con l'occasione auguro a tutti voi una serena Pasqua ed un buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia. Da Stefania Dall'Io un abbraccio a tutti voi, a presto! Quanti pomeriggi hai passato cantando le sigle dei cartoni animati o imitando le voci dei tuoi beniamini? Battiti Animati è il programma giusto per te. Battiti Animati su Voci.fm. Stefania Dall'Io presenta Battiti Animati, adesso su Voci.fm Radio, perché la fantasia non ha età. Voci.fm.